La canoa è uno sport che si pratica in totale sicurezza con la giusta attrezzatura. Sono acque basse, quindi non ci sono rischi e pericoli, ma si rispettano alcune norme fondamentali, quindi il giubbino indossato, prudenza massima e soprattutto rispetto degli ambienti naturali che poi andremo a esplorare in modo più approfondito. Mani sui bordi e sedersi. Bravissima. Ora ce ne andiamo piano piano con un po' di distanza da chi abbiamo davanti fino a dove il fiume si allarga in modo considerevole. Qui piano piano con la testa in avanti, il remo dritto, arrivaci piano piano, bravo. Adesso stiamo entrando praticamente dentro il monumento naturale di Monticchio, lo facciamo attraverso questa via d'acqua che è alimentata dalla sorgente conosciuta come la sorgente dell'Acqua Regina. È una sorgente importante, antica, che poi ci porta e ci fa immergere in un contesto unico. Ci mette a contatto con la natura vedendo il paesaggio da una prospettiva insolita e diversa. Fila indiana, uno davanti all'altro. Come vedete, la canoa, oltre ad essere un attrezzo per praticare un po' di sport, è anche uno strumento per muoverci in certi ambienti. Adesso usciamo dal bosco e se siamo fortunati troveremo due artisti che si stanno cimentando in una performance sull'acqua, su una pedana galleggiante, stanno suonando per il Floating Festival del fiume Cavata. Si tratta di un festival galleggiante, su una piccola piattaforma galleggiante che si vede chiaramente dall'acqua stando in canoa. Qualcuno anche dall'argine, ma diamo precedenza agli spettatori dall'acqua. È uno sport sicuramente per tutti, con la giusta prudenza, l'attrezzatura adeguata, tutti possono partecipare. Vedrete che una volta che sarete venuti a trovarci vi renderete conto che avrete fatto un'esperienza unica e indimenticabile.